aumenta la fame nel mondo. Tra il 2015 e il 2016 il fenomeno ha registrato un incremento di 38 milioni di unità. Asia, Africa, America Latina e Caraibi, i paesi maggiormente interessati. È evidente il legame con le migrazioni. Infatti, fame, povertà, conflitti, cambiamenti climatici obbligano persone a spostarsi, abbandonando le loro abitazioni, non per scelta, ma per necessità. E questo è il senso della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, indetta oggi dalla FAO, con gli obiettivi di ridurre la povertà rurale e promuovere l'uso di risorse naturali sostenibili, garantendo la sicurezza alimentare. L'Istituto Alberghiero Casini non poteva rimanere indifferente a queste sollecitazioni. Intanto diciamo che il nostro istituto ha tra i suoi fini quello di formare dei professionisti che siano in grado di essere consapevoli di tutto quello che riguarda i temi legati all'alimentazione e la sostenibilità ambientale, ma anche i temi che sono promossi dalla FAO ogni anno con la Giornata Mondiale dell'Alimentazione sono proprio oggetto di studio, di interesse da parte dei nostri ragazzi. La scuola oggi ha voluto proporre delle ricette usando sia alimenti del territorio, vedremo delle trofie, vedremo dei ravioli di pesce, ma integrandole in senso un po' più globale, cioè abbiamo inserito degli alimenti che provengono da diverse parti del mondo, proprio questi paesi poveri di cui parlavamo prima. E l'obiettivo è quello di far conoscere ai nostri ragazzi l'importanza anche di una multiculturalità all'interno dell'alimentazione, che può essere anche un mezzo per l'integrazione fondamentale tra persone che provengono da diverse culture. Oggi abbiamo coinvolto i ragazzi per questa bella iniziativa e abbiamo anche preso spunto da quella che è stata la loro esperienza di alternanza e quindi abbiamo fatto dei piatti della tradizione mediterranea, ma che spaziano un po' in tutto il Mediterraneo, mondo. In tutto il Mediterraneo. E partiamo con un carpaccino molto ligure invece di orata, che la serviamo con della frutta e con degli agrumi. Poi facciamo un polpo grigliato con una salsa al guacamole, con l'avocado. Facciamo una trofia con acciuga, pomodorino e una salsa di basilico. Facciamo dei ravioli al nero di seppia di branzino. E poi facciamo un turbante sempre di orata con delle patate chips e dei pomodorini pacchino con pinoli e capperi. Per finire facciamo un latte in piedi alla passion fruit.